Le due relazioni finali della commissione d'inchiesta sulla gestione in Toscana della pandemia vengono presentate in aula, ne scaturisce in Consiglio regionale l'ennesimo confronto sulla risposta che ha saputo dare il nostro sistema sanitario. In primo piano torna anche il tema delle bonifiche del CEU, la sostanza inquinante che deriva dagli scarti delle lavorazioni conciarie. L'assessore all'ambiente spiega a che punto siamo. Le opposizioni contestano quelli che a loro giudizio sono ritardi e negligenze. La strada più importante della Toscana, quella più transitata, è certo la Firenze-Pisa-Livorno, che però è anche la più dissestata e spesso costringe gli automobilisti a code e disagi. L'idea della Giunta adesso è di mettere il pedaggio per i TIR a partire dal 2024. Creare anche una nuova società di gestione che si chiamerebbe Toscana Strade. Torneremo a parlare della celebrazione del Giorno della Memoria. Il Consiglio regionale, come abbiamo visto la scorsa settimana, si è riunito a Prato in seduta solenne al Museo della Deportazione e Resistenza. Ci sarà spazio anche per vedere di nuovo alcuni eventi presentati o celebrati a Palazzo del Pegaso. Intanto, dal 1 febbraio si è insediata Lucia Annibali, nuovo difensore civico della Toscana. L'hanno incontrata. Vediamo la foto, il presidente Mazzeo e una delegazione dei capigruppo. Eugenio Giani, in apertura della seduta del Consiglio regionale, spiega perché ha proposto di introdurre il pedaggio per i TIR sulla Firenze-Pisa-Livorno. La novità dovrebbe scattare tra un anno, quando, sempre secondo la Giunta, dovrebbe essere operativa la società regionale Toscana Strade. Ad essa sarebbe affidata la gestione di questa superstrada e magari anche di altre. Il presidente riprende molte delle ragioni che aveva già spiegato qualche giorno prima in una conferenza stampa, soprattutto una però: consentire finalmente interventi strutturali su questa arteria così importante per la regione intera. Sì, noi abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, una società in house della regione, Toscana Strada SPA, che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa, certo a tratti, con scansioni diverse, ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e altrimenti realizzando corsie d'emergenza che oggi non ci sono. Così quando anche avvengono i lavori di manutenzione ai lati o al guardrail centrale, può essere a quel punto mantenuta la direzionalità come avviene in autostrada per tutte e due le corsie, evitando quindi che anche i semplici lavori di manutenzione ci tengono qualche mese con file di 5-6 km e poi anche quando riabiliti hai semplicemente fatto la manutenzione ma non c'è la possibilità di pensare a un futuro migliore. I costi, così come oggi spiega Gianni, non sono sostenibili e neppure i fondi europei possono essere utilizzati per questo scopo. Ecco perché la Giunta pensa ad un pedaggio selettivo senza intralci, con 5 archi e il telerilevamento. Nello studio degli esperti si presume che ci possa essere un ricavo di 15 milioni l'anno, con un pedaggio che ammonterebbe al 70% di quello dell'autostrada Firenze Mare. La novità consentirebbe anche di alleggerire il traffico pesante sulla FIPILI. È ovvio che oggi i TIR in transito in Toscana, di fronte ad un'alternativa, scelgano quella senza costi. Questo potrà cambiare sicuramente. L'interrogazione era stata presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, che ora chiede un pedaggio ultraselettivo. In che senso? Soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione e non per i mezzi immatricolati in Toscana, quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla, e questo sicuramente è un elemento positivo che noi come centrodestra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono, di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo
direttivo ai trasportatori, ai mezzi oltre 3,5 tonnellate, a noi non convince. L'argomento è dibattuto, il problema di questa strada tra la costa e il capoluogo, che è vitale per l'economia e per il turismo, è molto serio. L'idea di finanziare finalmente la messa in sicurezza, addirittura una terza corsia tra l'Astra Signa e Scandicce, tra Pontedera e lo svincolo Pisa-Livorno, è apprezzata comunque da molti, ma molti anche dicono che il pedaggio non può essere l'unica soluzione. Quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i TIR, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto sul livello nazionale. In gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale. Il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento, ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti, e quindi la competenza passare di livello regionale, ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano, quanto ovviamente dal governo. Nessuno pensa che questa non sia una priorità, però le opposizioni in qualche caso criticano alcune delle scelte che sono state annunciate. Io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Giani su come porre un rimedio alla situazione che della Firenze-Pisa-Livorno, che rende impossibile la vita di 2/3 dei toscani per quanto riguarda i trasporti, siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità, e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità, e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. Un rapporto che è sul piano finanziario, e quello probabilmente sì, sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti, ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero e commerciale, il tessuto economico della Toscana, che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria, significa non capirne le conseguenze. Arriva a conclusione il lavoro, che in verità si è svolto un po' in sordina, della Commissione regionale d'inchiesta sulla gestione della pandemia, e anche stavolta non si sfugge alla regola della doppia relazione. I due documenti, di maggioranza e opposizione, vengono illustrati e commentati dunque dal presidente della Commissione Fantozzi di Fratelli d'Italia e dalla vicepresidente Fratoni del PD. C'è stata una via, che è quella della maggioranza, e una via di tutti i gruppi di opposizione, su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti, senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza, che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque, e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, talune situazioni dettate da una impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. Devo dire che, ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo, si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi, nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto 3 aziende, e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica, e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA, che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid.
Nelle premesse c'è un excursus sull'andamento della pandemia in Toscana con tutte le date dei primi eventi e delle decisioni regionali e nazionali conseguenti. L'allarme del gennaio del 2020, i primi casi di fine febbraio, il duro lockdown di marzo e aprile e poi codici, colori, divieti, allentamenti, una guida utile anche per ricordare ogni singolo drammatico momento e per analizzare a fondo le conseguenze economiche di quanto è accaduto. Alla fine si arriva comunque ad un giudizio diverso sulla risposta della sanità regionale, tutto sommato positivo da parte del centro-sinistra, critico invece quello delle opposizioni, centrodestra e Movimento 5 Stelle. La campagna vaccinale, viene detto, in alcune fasi, soprattutto all'inizio, non ha risposto alle necessità. E poi c'è il buco delle elezioni regionali, 2 mesi persi nel passaggio dalla vecchia alla nuova giunta e alla nomina dell'assessore. Se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta, i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati, ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando, ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno. Si distingue nella maggioranza la richiesta che fa Stefano Scaramelli, il capogruppo di Italia Viva, è quella di una commissione d'inchiesta sul modello di quella toscana anche a livello nazionale, proprio sulla gestione della pandemia. Ma la Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica, ma veramente in maniera oggettiva per vedere e di comprendere come è stata la risposta della Regione Toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al Governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni, anche a livello nazionale, con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale. A proposito di sanità, durante il confronto in aula si è parlato molto del personale e sugli OS, gli operatori sociosanitari. Il consigliere Stella chiede perché non siano stati assunti i vincitori del concorso svolto in Toscana. L'assessore risponde che ne sono stati già presi 1.800 in questi ultimi anni. E allora Stella replica. Tutti i giorni, giustamente, i giornalisti tramite i canali stampa raccontano una sanità che non funziona. Liste d'attesa incredibili, visite che non si fanno, persone che non sanno a chi rivolgersi. La Corte dei Conti addirittura fa un rilievo incredibile sulla sanità toscana. Ci sono 500 milioni di euro di disavanzo nella sanità e candidamente ci viene detto: ma perché le dobbiamo assumere? D'altronde abbiamo fatto un concorso, abbiamo speso soldi pubblici. Aspetteranno il tempo che devono aspettare. Per noi questa risposta è inaccettabile. Attraverso una mozione presentata da Gazzetti, i consiglieri parlano anche del Cheu, la sostanza inquinante che ha contaminato alcuni territori della Toscana. Risponde l'assessore all'ambiente: le bonifiche non sono interventi né facili né veloci, è inutile prendere in giro i cittadini, le procedure e le istruttorie sono complicate. Nell'interrogazione di Gazzetti si chiede anche a che punto sia l'attivazione da parte del governo della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche. C'è un approccio su alcune tematiche, credo che quella del CEU sia tra queste, ma ce ne sono anche altre. Credo che la suddivisione, la partigianeria, la strumentalizzazione su questi temi non sia mai utile. Da qui le parole dell'assessora Monni, che ha toccato, lo voglio ripetere e la voglio ringraziare, davvero tanti punti, hanno secondo me focalizzato una possibilità di azione comune, se vogliamo, no? Quello di spingere tutti insieme, dato che la maggioranza a livello nazionale adesso vede una connotazione di un certo tipo, che è esattamente speculare alle forze presenti nell'aula del Consiglio regionale, adesso quelle forze hanno l'opportunità anche di offrire tutto il loro appoggio e tutta la loro spinta affinché questo atto, se lo ritengono importante, ma mi pare
che sia stato evidenziato anche nel dibattito lo sia, si possa arrivare a un risultato concreto nell'interesse generale. L'Aula approva all'unanimità anche una mozione presentata da Irene Galletti che impegna la Giunta a riferire sulla costituzione della Regione come parte civile in questa vicenda. È importante che la Regione Toscana abbia accolto l'appello che è stato fatto da CGL e Libera anche nel corso del convegno regionale a cui ho partecipato insieme a molti assessori, dove tutti hanno sottolineato il profondo legame tra lavoro, ambiente e salute. E è stato ribadito questo e di nuovo CGL e Libera hanno fatto un invito alla Regione Toscana a costituirsi parte civile, non soltanto per un dovere morale, ma anche per un dovere nei confronti dei cittadini che altrimenti con le loro tasche, la loro fiscalità, dovranno pagare le bonifiche. L'assessora Monni ha detto che già 10 milioni sono stati stanziati per le prime bonifiche, ma sappiamo bene che sono spiccioli o poco più per quelle che sono le reali necessità. Una commissione d'inchiesta che ha analizzato anche le infiltrazioni mafiose in Toscana che questa storia ha portato alla luce c'era già stata e l'aveva presieduta la consigliera Meini, ora capogruppo della Lega, perché l'argomento è al centro del confronto da molto tempo. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione, che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche, partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Sì, questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati, i tre sono i siti diciamo, che coinvolgono la Regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni, pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi. Posizioni queste che si ritrovano anche nelle parole del vicepresidente della Commissione Ambiente, il consigliere di Fratelli d'Italia, Capecchi. La Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse, che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico, perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale, perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina, perché quando lo proponemmo noi ad addirittura a giugno del 2021 la Giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo. Altre due decisioni che ha preso il Consiglio regionale, intanto che l'avanzo di bilancio proprio del Consiglio si è erogato nei filoni sviluppo sostenibile, turismo e cultura, poi l'approvazione a maggioranza del bilancio di Fondazione Sistema Toscana. Tra gli argomenti dibattuti ci sono stati la crisi della montagna senza neve, almeno fino a pochi giorni fa. La Giunta rassicura e il Presidente conferma l'impegno per trattenere in Toscana la parte dell'IMU che i comuni turistici devono allo Stato, e la questione dei consiglieri speciali e politici del Presidente. Su questo sarà fornito, dice Gianni, un elenco preciso e dettagliato, ma sono gli stessi che c'erano già prima, senza aggravi di costo, aggiunge. Alcuni ricevono un emolumento, altri, sono 10, no, lo fanno a titolo gratuito. Torniamo a vedere le immagini della seduta solenne del Consiglio regionale che si è svolta il 27 gennaio, giorno della memoria, al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. I lavori li aveva introdotti il presidente Mazzeo. Abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze, i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. Un'iniziativa, questa di Prato, e più in generale dell'uscita del Consiglio dal Palazzo, che trova d'accordo maggioranza e opposizioni. Il Palazzo si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consigliatura.
ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta, così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz. In questo territorio la storia documenta una lunga scia di sangue negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Quello che è significativo è che proprio qui, a Figline di Prato, dove si sono consumati eccidi gravissimi che hanno caratterizzato quanto la libertà sia costata alla Toscana. Figline di Prato, come Sant'Anna di Stazzema, come il Padule di Fuscecchio, come Civitella. Ecco, tutto questo dà il senso di una trasmissione di memoria ai nostri giovani, perché le nuove generazioni non cancellino mai, nonostante il passare del tempo, il senso del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, del momento in cui la civiltà umana è caduta più in basso. Per il Museo di Prato questa è anche un'occasione importante per un anniversario tondo, lo celebra con questa seduta. Sì, ci è sembrato il modo migliore per celebrare i 20 anni del museo, che è stato fondato appunto grazie al volere della sezione ANED di Prato, con i sopravvissuti agli arresti del marzo del 44, che hanno fortemente voluto che ci fosse un luogo fisico dove ricordare la deportazione dei propri concittadini pratesi, arrestati inoltre 150, ne tornarono solo 18, quindi è il modo giusto per rendere omaggio alla loro volontà e per riflettere sul ruolo che la memoria ha oggi. Già, la memoria resa oggi più precaria dalla mancanza dei testimoni, ecco perché è importante la storia, dice il relatore Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. La memoria va sempre accompagnata allo studio della storia. I nostri testimoni ovviamente per motivi anagrafici ci stanno lasciando, ma è bene incrementare lo studio di quello che è successo, perché è indubbio che la Shoah e l'olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie etniche. In conclusione rivediamo le immagini di alcuni eventi che si sono svolti o sono stati presentati qui in Consiglio regionale. Servizi più dettagliati sono stati nei nostri telegiornali e sono ancora disponibili online. Intanto un riconoscimento al Tennis Club Sinalunga, che compie 60 anni e che ha ottenuto uno straordinario risultato sportivo appena salito nella massima serie, ha vinto il campionato. Gli ingredienti quali sono? Un gruppo di persone appassionate che si dedica anima e cuore, come si dice, a questo sport, a questa disciplina, con grande sacrificio, sacrificando appunto tempo libero e affetti personali, e un gruppo di ragazzi splendidi che negli anni sono cresciuti grazie anche allo staff tecnico che si è realizzato a Sinalunga negli anni, che insomma, dobbiamo dire, onore al merito, ha fatto crescere il livello dei ragazzi, facendoli sì divertire e giocare, ma fra tutti questi ragazzi sono nati poi degli atleti, che alcuni sono qui in questa sala, sono stati insomma fondamentali per il risultato che abbiamo ottenuto. Poi come si dice si è scatenata la chimica quel giorno lì a Torino, l'11 dicembre di non tanto tempo fa. Abbiamo fatto la prestazione perfetta, hanno fatto la prestazione perfetta. E poi anticipiamo le atmosfere di due carnevali che cominciano in questi giorni nell'Aretino, il più antico d'Italia, a Foiano della Chiana, per 5 domeniche consecutive, dal 5 febbraio al 5 marzo, pensate alla 484esima edizione. È un carnevale storico, è un carnevale dove si, oltre al divertimento, si predilige la parte artistica della lavorazione della cartapesta. I nostri carri sono tutti completamente fatti in cartapesta e sono tutti meccanici. Per cui noi li chiamiamo i giganti della cartapesta, dove sono dei carri che
sfilano nel corso del centro storico del paese, dove a un certo punto esplodono nella loro maestosità, nella loro grandezza. Sarà dedicato a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla morte, il Carnevale dei Fili di Bocco, quello delle maschere barocche, in programma nel primo e nel secondo weekend di febbraio a Castiglion Fibocchi, con il corteo di 200 figuranti domenica 12. È diverso perché sono tutte maschere uniche, vestiti unici, sono opere uniche, non ripetibili, non si possono modificare e vengono indossate da ragazzi, adulti, bambini, persone che mettono la propria anima in queste maschere e è bellissimo, veramente. Per oggi è tutto, ci rivediamo venerdì 10 febbraio alle 21:15, sempre dopo il nostro TG della sera.